Ciao amici, ciao amiche, yeah! Siamo sempre lo stesso giorno, però uscendo da Action, siamo qua, guardate, al All-in Shop Shunfa, non lo so, comunque, guardate già l'ingresso, è tutto un programma. Niente, adesso entriamo, faccio un altro vlog, vediamo se c'è qualcosa di interessante qua, almeno per me, perché di là, vedrete, da vlog non c'era niente. Adesso entriamo insieme. Purtroppo qua iniziamo malissimo. Purtroppo qua iniziamo malissimo. Cioè 99 sto coso. Ma stiamo scherzando? 99,90? 39,90? Ma che bello questo! Carino! Questo cos'è? 12 euro? Forse questo 12 euro. Questo 23,90. Questo c'è dei prezzi allucinanti. Vabbè, non è. Questo che cos'è? Sembra un mix tra un foglietto, un ognomo e un Babbo Natale. Che cos'è? Non lo so. Qua cosa abbiamo? Cover. Che finora non ne ho trovato una decente. Belli questi qua, il rosa a me è proprio messa con allegria, è proprio bello il rosa però, niente da boh, dire. Ragazzi, qua sempre le solite cose. L'albero dolcioso, qualità un po' quella che lascia desiderare. Tu pensi? Allora andiamo, questo negozio non mi piace, ve lo dico subito, non è niente di che. Vabbè, le solite cose, ragazzi, di cinesi. Cioè, guardate qua, gli scaffali. Cioè, sembra di classico negozio che vende di tutto. Cioè, basta guardare anche qua. Non ha niente di che. Questa è un po' una delusione, eh? Aspettate però, ho trovato quello che interessa a me. Anche se non sono cani da pesca professionali, si sa. Guarda che ce ne sono solamente due. E vediamo solamente, cioè non è che il prezzo, volevo... No, non sono... Non mi sa... Beh, qua comunque interessa, eh. Anche se comunque 15,90 sto mulinello, no ragazzi, li ho comprati dei cinesi, però queste cose bisogna comprare da mio amico Gianni. Queste no, purtroppo, dai, facciamo i seri. Ecco, quella che cercavo, vediamo se qua funziona, neanche, costava meno di là comunque. Qua i prezzi un po' alti, eh. Però è giusto perché comunque da Action è un negozio, sono due negozi diversi, ecco, in poche parole. Qua più robe, rasoi, macchinette, avete visto anche il reparto, piccolo reparto pesca, giardinaggio, cucina, cioè questo è molto diverso. Vediamo se c'è lo stand di una colonna. L'ho trovato, ragazzi. Mi sa che costa 29,90, però è quello che abbiamo lasciato dei miei. Questo è ancora più alto. Ah, forse è questo? Perché ce ne sono due. Ah no, 30, 29. Allora, misura questa qua, 30. 30 29,99 VIP 4 39,90 scusate 34,90 40 VIP 4. Ti ho trovato due stendini a colonna. Sì, guarda, uno. Allora, comunque no, non erano quegli stendini, tovaglio qua piena amarezza pura. No, però forse questa mette un po' più di allegria a Natale, eh. Quale? Questa qua.
E beh, già che ci sento Merry Christmas. Ma sai cosa? Trovo Babbo Natale un po' pacchiano questo. Io qua. No. Questa non mi piace. A parte che noi abbiamo il tavolo ovale, cioè rotondo, però si apre e diventa ovale. Ecco, questa è un po' più carina, per esempio, fai vedere. Vabbè, facciamo così. No, non questa. Tirare, non tirare. C'è anche la casetta panizzetta. Ma no, a me piace di più questa. C'è scritta no, Merry Christmas. Brutta. A parte che non va bene nessuna perché sono tovaglia metro. No, vabbè, ma questa qui, volendo, se la fai quadrata, per il tavolo tondo va bene. Comunque questo negozio non mi piace, ragazzi. È il classico, guarda ma... Guarda queste cose, però. Questo è bello per fare tipo... Sì, sì, cose di San Valentino oppure delle creazioni, cioè in questa cosa di polistirolo. Beh, questo sì, lo però, stand eh, di polistirolo viene una roba di polistirolo. I prezzi sono questi. Sempre sotto la pioggia, siamo sempre lo stesso giorno, guardate dove sono, da Gianni. Hobby fishing. Ragazzi, mi sto bagnando. Mi sto bagnando. Allora ragazzi, guardate qua, siamo dentro il paese dei balocchi per me. Guardate qua che roba. Guardate qua. Queste qua, questa sarà la mia futura, ragazzi. Ho già parlato con Gianni, anche per quanto riguarda il mulinello. Qua, guardate qua, cioè... Abbiamo proprio, qua c'è di tutto, anche qua le bobine. Gianni, ehi, ma spiegami una cosa, io sono sempre stato affascinato da questi qua colorati. Sì. A cos'è che servono questi qua? Sono, queste qua è treccia, non è più nylon, ma è tipo un cordino incrociato. Sì. Ok, come se fossero delle piccole treccine. C'è scritto per 8, quindi vuol dire che sono 8 fili. Tutti intrecciati. Come fa le treccine? E delle, quello lì rosso invece blu? Questo qui invece è nylon. E questo qua invece, questo qua colorato, si distingue perché ogni 10 metri cambia colore. Quindi tu quando vai a pescare, noi lo facciamo in mare, in verticale, io so che, per dire, sull'ecoscandaglio mi segnala che ci sono pesci a 40 metri, io ho un fondale di 70 metri, io calcolo 4 colori, e al 4 colore mi fermo, chiudo l'archetto e mi metto lì e pesco. E ce n'è sempre in linea di massima, c'è ce n'è sempre una a imparare qua. Sì. Bene ragazzi, solita postazione, solito posto. Allora ieri, dopo che siamo rientrati, mi sono dimenticato di chiudere il vlog e quindi lo chiudiamo insieme stasera. Netta, vieni qua, aspetta, fatti vedere. Ciao Netta, guarda, saluto a tutti, ciao. Allora ragazzi, un attimino volevo dire una cosa. Per quanto riguarda Action, devo dire che è carino come posto, soprattutto perché è vicino, così se volesse andare un'altra volta non dobbiamo farci più tutti quei chilometri là, ma sono di meno. Se sentite rumore, mia moglie sta preparando il sughetto al basilico. Poi il secondo negozio mi ha lasciato un po' così perplesso, perché è il classico negozio di cinesi, ma che non è che ha proprio tutto. E sono rimasto un po' deluso, sia dal posto che è nuovo, però con robe che si trovano da tutte le parti e i prezzi un po' alle stelle. Mia moglie conosce un altro negozio di cinesi che non mi ricordo dove si trova, che è più grande e ha prezzi più inferiori, cioè non capisco anche questa cosa qua dei prezzi. Saranno cose loro, però comunque lì non ci vado più perché non mi piace.
Poi, come avete visto, l'ultima tappa è stata da Gianni a farvi vedere un attimino. Non sono stato lì troppo perché ho parlato e ho vloggato quel poco lì che c'era da fare, giusto per farvi vedere un attimo quello che ha. Poi, se andrete di persona, ha molta più roba. E niente, ragazzi, adesso in questi giorni dovrò fare io contro la vendicazione nei confronti di mia moglie. Per quanto riguarda la challenge, che io non ho ancora fatto a mia moglie, la farò prestissimo, da lì non si scappa. Adesso io vi saluto perché devo accompagnare mia suocera dal dottore e poi ce ne torniamo a casa alla maison. Bene, io vi auguro a tutti buona serata, buon venerdì sera, un bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!